San Miniato è stato forse il primo martire cristiano della città di Firenze ed è stato martirizzato nel 250 d.C. dall'imperatore Decio. La leggenda narra che San Miniato, appunto, fosse portato nel circo e lì martirizzato. Ma successe una cosa strana, perché prima di tutto fu fatto entrare un leopardo dentro al circo. Si sa che spesso i cristiani venivano uccisi dando l'impasto a delle fiere feroci. E nella fattispecie il leopardo, quando vide il martire, appunto San Miniato, svenne. Ora si dà il caso che San Miniato sembra, la leggenda vuole, che fosse un re armeno, che fosse arrivato per una serie di ragioni, probabilmente commerciali, qui a Firenze e a Florenzia, appunto, e qui poi venne, per la sua fede cristiana, martirizzato. Bene, il secondo animale che fu fatto entrare nel circo fu un leone e fece la stessa fine del leopardo, uguale. Allora gli vennero fatte le cose terribili, gli fu colato del piombo fuso negli occhi, nella gola e niente, sembrava che fosse collirio invece che piombo fuso. Il martire non voleva morire in nessun modo. Allora a un certo punto un centurione estrasse la spada e lo decapitò. A quel punto la testa rotolò all'interno del Circo Massimo. Si dà il caso però che il corpo del martire, decapitato senza testa, si rialzò, prese la testa da terra e si incamminò per attraversare Firenze. Traversò Florenza, traversò l'Arno e si diresse verso qui il posto dove siamo ora, cioè quello che veniva chiamato Mons Florentinus. Qui, arrivato con la testa sotto il braccio, decise che era il suo luogo adatto per la sepoltura e qui restò e fu sepolto. Questo dice la leggenda. Questo narra la leggenda e in quel luogo, nei secoli successivi, furono edificate un santuario e una cappella sino all'anno 1013, quando con il favore dell'imperatore, il vescovo di Firenze, Ildebrando, ordinò la costruzione della basilica dedicata a San Miniato. C'è da chiedersi, ed è un primo mistero, per quale ragione Ildebrando decise di costruire qui una cattedrale grande come quella di Santa Reparata, che allora era la cattedrale di Firenze, e più o meno nel 1100, cioè alla fine appunto dell'anno 1000, anche costruire questo palazzo accanto alla chiesa. Qualcuno sostiene in maniera maliziosa e maligna che lui praticamente in questo palazzo vescovile, che poi sarebbe stato dato ai frati, lo utilizzava semplicemente per nascondersi quando faceva qualche marachella con le sue concubine a Firenze. Allora, per evitare le ire del popolo, appunto, veniva a rifugiarsi qui. Quella che non è leggenda probabilmente è il fatto che uno dei primi martiri, anzi forse il primo martire cristiano di Firenze, sia stato un personaggio di umili origini che venne martirizzato sulle rive dell'Arno. Non per nulla lì venne eretta una croce che è stata venerata per tantissimo tempo e che esiste appunto e che si chiama Croce al Gorgo. Altri sostengono che invece il personaggio, che sia il santo che è qui sepolto sulla base della erigenda cattedrale di San Miniato, invece fosse semplicemente un viaggiatore egizio, cristiano, che appunto sia morto in questa zona e sulla quale sepoltura poi è stata costruita tutta questa cattedrale di San Miniato. Certo, le origini di San Miniato sono abbastanza avvolte dal mistero, in un modo o un altro, che non si sa bene realmente chi sia stato sepolto qui nel primo periodo, dopo il quale poi sarà eretta da Ildebrando la cattedrale. Allora, cos'era? Un re armeno importante o un umile fiorentino, quello che poi è stato martirizzato appunto e sepolto qui alla base della chiesa, sotto la chiesa di San Miniato? Beh, questa cattedrale appunto
si infittisce nel mistero, perché in realtà non ne conosciamo bene le origini. Certo è che è una cattedrale estremamente, è una chiesa estremamente importante, anche perché ora che abbiamo iniziato, tutto sommato, ne abbiamo fatto un po' la storia, dobbiamo iniziare a guardare quelli che sono i misteri che ci sono in questa chiesa, e sono tanti i misteri, anche perché addirittura si è sostenuto che questa chiesa sia un punto di base e di unione fra la terra e il cielo. Ci sono alcuni che sostengono che si tratti di una delle chiese più importanti dei Templari, che come sappiamo a Firenze c'erano, e altri invece sostengono che sia una chiesa piena e colma di misteri esoterici. Ora cercheremo di capirci qualcosa. Fantasie? Forse, ma nella basilica niente sembra lasciato al caso, e ogni marmo, pietra, intarsio nasconde un possibile significato simbolico, forse un messaggio cifrato che aspetta soltanto qualcuno che lo sappia interpretare. Ma partiamo dall'orientamento dell'abside, cioè dall'orientamento absidale, verso sud-est, lungo la linea sostiziale in direzione del sorgere del sole e il primo giorno d'inverno. È un riferimento all'antico culto pagano del Sol Invictus, il sole che rinasce, comune a varie religioni antiche, poi ripreso dal cristianesimo. La facciata di San Miniato è uno dei capolavori dell'architettura romanica fiorentina, che è ispirata a un classicismo decisamente molto forte e geometrico, che riprende in qualche modo le tarsie di marmo degli edifici monumentali romani. Se iniziamo dalla facciata, su questa i possibili significati nascosti sono tantissimi. In pratica c'è chi sostiene che sia un libro aperto scritto nella lingua universale dei simboli e della geometria. La facciata è scandita da motivi lineari che si ripetano e che rispettano rapporti armonici come la sezione aurea, elementi di perfezione divina e raffigurazioni con molteplici valenze interpretative. L'intera struttura sembra essere stata costruita basandosi sul numero 5, che è il numero aureo. Nella simbologia dei numeri, il 5 è il numero del sole, ma anche il simbolo della quintessenza spirituale e dell'uomo radicato nello spirito. Il fiore della vita, noto anche come sesto giorno della Genesi, è un simbolo antichissimo che è presente in svariate culture antiche ed ha moltissimi significati diversi fra loro. È formato dalla rotazione di sei cerchi che rappresentano ognuno il giorno della creazione. Se saliamo verso il timpano in alto della chiesa, c'è una croce che fa bella mostra di sé, e si tratta di una croce patente o croce templare. È una semplice croce solare con l'aggiunta di quattro linee perpendicolari e agli estremi della croce stessa. È molto molto simile a quella adottata dai cavalieri templari, che sovrasta nel nostro caso la raffigurazione di due creature, metà uomo e metà pesce. Potrebbero essere due Oannes. Gli Oannes sono delle figure mitologiche portatrici di saggezza e che hanno un'origine mesopotamica. Si tratta proprio di Oannes nella facciata di San Miniato? Subito di fronte al portale, nella parte centrale del pavimento, si nota un'iscrizione misteriosa che tradotta suona più o meno così. Eccola, vediamo.
e alla fine di questa decorazione, davanti a queste porte, per volontà divina, Giuseppe, poeta e giudice, fece costruire questo e pertanto prego Cristo perché viva sempre in esso. Ma al lato di ognuna delle tre righe un'altra frase compare e che tradotta dice 1207, queste cose preservano dal tempo e dalla morte. Un'altra possibile traduzione di questa frase è appunto questa: imprimendo la regola celeste davanti a queste valve, indicando le misure e controllandone la rispondenza, Giuseppe fece realizzare quest'opera. Dunque prego Cristo di prendervi per sempre dimora. In questo spazio sacro il tempo e la morte perdono il loro potere. 1207. Chi fosse questo Giuseppe non lo sappiamo. Qualsiasi tipo di ricerca che è stata fatta sugli archivi del periodo nel 1207 appunto non dà nessun risultato, non esiste nessun giudice che si chiamasse Giuseppe, non c'è, non è riportato e d'altra parte non si capisce neanche perché doveva essere preservato dalla morte. Certo è che dal tempo e dalla morte, certo è che le interpretazioni sono tantissime, ovviamente c'è chi tira in ballo l'alchimia, chi i cavalieri templari. Come sempre in tutte le interpretazioni storiche non hanno una base, ovviamente possono dare adito a qualsiasi tipo di interpretazione e di credenza più o meno popolare. Sta di fatto che su una cosa siamo certi, che il 1207 è l'anno del completamento di San Miniato, della appunto Basilica di San Miniato. Al centro della navata appunto c'è un enorme intarsio con i segni zodiacali che possiamo vedere qui. Al centro della figura compare un sole stilizzato e geometrico e tutto intorno i segni delle costellazioni che sono inseriti in un cerchio che a sua volta è iscritto in un quadrato. Ora, la figura del cerchio iscritto in un quadrato indica la congiunzione fra il cielo e la terra. Difatti, nella geometria sacra, il cerchio si riteneva fosse collegato alla rappresentazione del cosmo, mentre il quadrato risultava essere la rappresentazione simbolica della terra e dello spazio-tempo. L'insieme delle due figure rappresenta perciò la consapevolezza che il cielo e la terra siano strettamente legati e interdipendenti e quindi quello che accade in cielo si ripercuote sulla terra e viceversa. I segni zodiacali stilizzati e disposti in senso antiorario rappresenterebbero i 12 apostoli, anche se alcuni riconoscono dei riferimenti biblici dove appare il numero 12 ed altri invece trovano significati, come sempre, legati a motivi esoterici. Un'analisi storica dello zodiaco di San Miniato al Monte dimostra che il suo simbolismo rappresenta indubbiamente la massima espressione di uno sforzo medievale di cristianizzare l'astrologia che è ereditata dal mondo pagano e riesce a stabilire un convincente parallelo fra il cielo e la terra, fra l'uomo e il Cristo e fra il quotidiano e il miracoloso. Una caratteristica interessante di questo zodiaco musivo marmoreo che come abbiamo detto risale al 1207 è quella che per alcuni istanti in prossimità, cioè più o meno nel mezzogiorno solare fiorentino del giorno del solstizio d'estate, viene illuminato da un raggio di sole il segno del cancro che lì è raffigurato.
Considerate che la riscoperta di questo fenomeno astronomico all'interno della Chiesa è soltanto il 2011, che sono pochi anni che è stata scoperta questa caratteristica.